bene, abbiamo una telefonata, mi raccomando. Pronto? Pronto? Sì? Ciao Stefania. Ciao, Ciao, ciao Manuel, ti ho riconosciuto. saluto i tuoi ospiti, in particolare a Mariella Scirea, Buonasera. che se non sbaglio era già venuta la prima puntata di questa Sono una stagione. aficionadas. Esatto, è la nostra madrina, E ha portato diciamo. bene, quindi Speriamo. speriamo che porti bene anche per quest'anno. Per la trasmissione e per la Juventus, Per tutte e due le chiusa cose, esatto. parentesi, esatto. Dimmi, Manuel. Niente, volevo fare un paio di considerazioni. Sì. Prima sulle polemiche del dopo derby, no? Diciamo, ce ne sono state polemiche furiose, ovviamente, da una parte e dall'altra, sul gol, sulle espulsioni, eccetera. Ecco, io penso che le polemiche fatte in un certo modo possono anche andare bene. Quando poi ci sono troppe persone, troppi personaggi famosi, ad esempio, che parlano, e a sproposito anche avvelenando un po' il clima, credo che sia un po' esagerata la cosa. Anche le due società che sono messe su Twitter a rispondersi con delle Sì, battute, questo botta insomma, le risposta, ho trovate sì. un po' stucchevoli queste cose qua. Insomma, io penso che si debba provare a risolvere i problemi degli arbitri, magari con la Moviola, cercando di risolvere un po' appunto queste situazioni particolari, tipo queste del fuorigioco, eccetera, in modo da, insomma, svelenire un po' il clima che c'è già adesso. Siamo solo a ottobre, immaginiamo più avanti. Certo. E poi su ieri sera, niente, io penso che questa Champions sia un po' una nostra maledizione, nel senso che insomma, abbiamo giocato non bene, sicuramente, però abbiamo sempre regalare un gol prima di iniziare a giocare un po'. Stavamo riuscendo a portarla a casa, poi con un altro mezzo infortunio in difesa l'abbiamo pareggiata. Insomma, gli altri sono un po' più fortunati di noi, no? Alcune squadre regalano anche rigori, a noi invece non. Insomma, da questo punto di vista ci va sempre male, però Certo. insomma, ci abbiamo tempo per recuperare. E poi un'ultima cosa, sempre su ieri sera, sui tifosi del Sì, Galatasaray ieri, sì. hanno portato dentro un po' di C'era di materiale tutto, pericoloso, bombe di tutto. carta, no? Esatto, e insomma, penso che visto che c'è gente che è lì vicino, che paga anche i biglietti abbastanza cari, gente è stata costretta a scappare, io proprio lì vicino. Sì. E insomma, io penso che l'UEFA sia molto, insomma, solerte sul fatto del razzismo, sugli striscioni, eccetera, Bravo. però ecco, dovrebbe anche preoccuparsi un po' dell'incolumità dei tifosi ed Sì. evitare che queste cose qua entrino allo stadio, anche perché insomma, Assolutamente. la gente va lì per vedersi le partite, paga anche cari i biglietti, ripeto. E non mi sembra giusto che debba scappare, debba, insomma, rovinarsi le serate in questa maniera. Ecco, Certo, hai ragione, hai perfettamente solo ragione. Ok, questo. Vi grazie ringrazio, Manuel, buon grazie. proseguimento. Ciao, Vabbè. bacione, ciao.